Ci sentite? Oh, bene, 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 bene. Benvenuti, benvenuti a questa bella serata che vede protagonisti ben 5 gruppi giovanili provenienti qui dal territorio del Cesenate. Assolutamente sì, una bellissima serata promossa e organizzata qui all'interno della festa parrocchiale di Ronta, promossa e sostenuta da tutti i giovani di Ronta. Sì, dal gruppo giovani della parrocchia di Ronta. Allora, prima di partire però con quello che riguarda la performance musicale, so che nel pomeriggio c'è stato invece un torneo di calcio a 5. Esatto. E allora, prima di partire con la musica, facciamo una passatina nello sport. Perché? Perché il torneo di calcio a 5, svoltosi per l'appunto quest'oggi, è stato vinto dalla squadra Lampara, giusto? Allora prego... E può venire a ritirare il premio. C'è qualche rappresentante della squadra della Lampara? Perché c'è un bel prosciutto... Bellissimo prosciutto Parma. Infatti ho visto che c'è il bollino Parma, esatto, che contraddistingue la qualità, ma soprattutto la bontà di quel prosciutto. Eccoli qua i nostri il nostro atleta, ne vedevo un altro ma è munito di macchina fotografica. Allora, è andato tutto bene? È andato bene, ringraziamo l'organizzazione della parrocchia di Ronta e prossimo anno. Bene, allora noi ci vediamo per la mangiata che sicuramente farete. È sporco duro perché... Allora guarda, fai così, è sporco, lascialo qui. Importante, ci pensiamo noi. Ok. Bravissimi, 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 bravissimi. Allora, cara Beatrice. Cara Andrea. Eccoci, eccoci qua. Allora, per andarvi a introdurre in questa meravigliosa serata, serata che sono diversi anni che Ronta Rock si svolge sempre all'interno di questo contesto di festa. Ma quest'anno, in questo periodo. Perfetto, ma quest'anno è un po' diverso. Infatti non è più come l'anno scorso uno spettacolo di band musicali, bensì è un vero e proprio contest in cui le cinque band musicali gareggeranno e appunto verranno giudicate da questa bellissima giuria che è di fronte a noi. Alzate la mano, giudici. Ecco, esatto. Facciamo come a scuola. Esatto. E c'è da dire che le nostre band non sono state scelte in base a un particolare genere musicale oppure in base per esempio a degli inediti come altri contest del scenario Cesenate, bensì in base alla qualità, alle loro performance. Sì, perché sono stati proprio gli organizzatori del Ronta Rock a girarsi in altri contest del territorio piuttosto che in locali, insomma sono andati a sentire vari gruppi e solamente i migliori sono stati selezionati. Allora è stato chiesto di partecipare a questo contest e questa sera li vedremo proprio qui, anzi li ascolteremo qua su questo palco in successione l'uno dopo l'altro. Quindi abbiamo la creme della creme, diciamo, assolutamente la creme della creme. E come dicevi tu, Beatrice, non sarà solamente un genere musicale ad essere rappresentato, come ad esempio un po' sottointende il nome Ronta Rock, ma non è solo il rock, ma ci sarà anche del rap ad esempio. Per esempio, poi ho visto dell'hard rock, certo, ma poi altri generi avrete modo li presenteremo mano a mano. Assolutamente. E come ogni festival, anzi come ogni gara che si rispetti, c'è una giuria di qualità che andrà a selezionare le caratteristiche musicali, canore, di impatto scenico, scenica, assolutamente, sì, dei vari cinque gruppi. E andiamo a presentare il primo membro, è il maestro Filippo Pantieri. E un bel applauso per Filippo Pantieri, che è venuto qua con noi giovanissimo. Esatto, ha 30 anni circa, mi sembra solo 30 anni, ha studiato al conservatorio pianoforte, diplomato col massimo dei voti e c'è una piccola nota, piccola per modo di dire, ha vinto un concorso a Belgrado da Von Jenko e l'ha vinto con l'unanimità e ora è docente di pianoforte al Masini di Forlì. E poi Corrado Magalotti e Giulio Aloisi, che sono i rappresentanti del Tam Tam Studio. Tam Tam Studio che credo che non abbia bisogno di presentazioni. Facciamo un applauso anche a loro. Eccoli qua, dove sono? Ci siete? Sì, sì, ci sono. E Tam Tam Studio, dicevo, è conosciutissimo qui non solo nel territorio del Cesenate, ma un po' veramente in tutta la zona, in tutta la Romagna. E non solo studio di registrazione, ma anche etichetta discografica ed edizioni musicali. E
edizioni musicali ed etichetta, perché ad esempio sappiamo che del loro, chiamiamolo così, parco gruppi fanno parte anche i Mamacita e i Majestic Blast. Esattamente, che hanno partecipato a concorsi, sono stati selezionati proprio da concorsi sul territorio, quindi chissà, magari questa sera stupirete i rappresentanti della Tam Tam. E chissà, magari potrete andare anche voi insieme a loro e poi con loro produrre qualche disco, chissà. Insomma, vabbè, vedremo. Inoltre, il rappresentante alle politiche giovanili del quartiere Ravennate, Dennis Fusconi, che dall'anno scorso fa parte del consiglio di quartiere Ravennate, appunto, e dobbiamo dire che il consiglio di quartiere Ravennate ha sponsorizzato l'evento. Lui valuterà il coinvolgimento del pubblico da parte delle varie band in gara questa sera. Assolutamente sì, e poi Adair Abbondanza, direttore d'orchestra, nonché per 18 anni prima tromba, pensate un po', del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, e poi ha girato un po' tutti i teatri più importanti d'Italia, come ad esempio il Teatro dell'Opera di Roma, La Fenice, e poi è stato addirittura nell'orchestra della RAI, insomma, un bel applauso, un grande artista. Per Adair Abbondanza. Grazie, buonasera Adair. Inoltre, ultima ma non meno importante, la presidente del consiglio comunale Rita Ricci, che ha accettato con gioia il nostro invito, dice che è onorata di essere qui con noi, e anche lei insieme a Dennis Fusconi valuterà il coinvolgimento del pubblico da parte delle band. Ma soprattutto, oltre alla giuria, come dicono in TV, la votazione la fate voi. Per quale motivo? Perché anche il pubblico sarà coinvolto nella, appunto, nella valutazione, nella votazione soprattutto delle band in gara. Esatto, la miglior band verrà ovviamente premiata attraverso, sì, il voto della giuria, che si andrà però a sommare al voto vostro di preferenza del pubblico. Allora, vogliamo dire invece cosa vincono i nostri gruppi? Allora, alla miglior band, che è quella per l'appunto votata da pubblico e giuria insieme, sarà consegnato un premio del valore di 300 euro in denaro, e spendibile dove vogliono, faranno loro. Cene, quello che vogliono. Inoltre verrà premiata la band da disco da parte sempre dei rappresentanti della Tam Tam, e sarà appunto la band più vendibile sul mercato musicale odierno. E poi il premio miglior musicista, che sarà consegnato al miglior performer strumentale, cioè quello più bravo a suonare, che sia chitarra, basso, batteria, tastiere, sì, più ne ha più ne metta, e verrà deciso dagli esperti musicali Filippo Pantieri e Adair Abbondanza. Ed infine il premio al miglior cantante e il miglior performance vocale, deciso appunto dalla giuria intera. C'è una piccola puntualizzazione: il primo premio, quello di 300 euro in contanti, come vedete qua, verrà sponsorizzato dalla Banca di Cesena, Banca di Credito Cooperativo di Cesena. Perfetto, io direi che gli ingredienti li abbiamo detti, ne manca solamente uno. Esatto. Uno che è quello che vorremmo raccogliere, le vostre impressioni, le vostre idee, degli spunti, dei pensieri. Commenti, complimenti, qualsiasi cosa alle nostre band, alle varie band, e dove dovrebbe esserci un tavolo qui da qualche parte, dovrebbe essere quello là alla nostra destra. Vedo quello gente della Patti, non lo so, ostenta indifferenza. Ah, questo qua davanti, direi. Ah, eccolo, questo qua. Dove? Qual è? Dite. Ah, è di qua, mi dicono. È qui. E qui alla vostra destra, alla destra del palco, ci sono 5 buste, una per ogni gruppo in gara, ci sono dei fogli sui quali voi potrete scrivere le vostre idee, esatto, commenti, pensieri, insomma, chi più ne ha più ne metta. Questo vuole essere anche un modo per portare i gruppi qui su questo palco e per far sentire loro la voce e le opinioni del pubblico. Esattamente, ma quindi abbiamo tutti gli elementi, abbiamo presentato la giuria, abbiamo descritto tutto quello che c'è. Anche quello più importante. I gruppi. Esattamente. Partiamo col primo gruppo, direi, Andrea, che quindi si preparano i Molotov. Un bel applauso per i Molotov che andiamo a presentare. Vengono fondati nel febbraio 2009 dalla passione per la stessa musica e voglia di farsi conoscere. Si divertono, stupiscono e si fanno ascoltare sperando in un'esplosione di suoni e non delle vostre orecchie, signore e signori, i Molotov. Eccoli qua! Allora, ma quanti siete? Sono una marea. Allora facciamo prendere loro le posizioni. Basso, chitarra, addirittura due femminucce, una alla tastiera e una alla voce. Tutto è pronto?
Ah, non ancora, non ancora, non ancora. Diciamo quanti pezzi avranno in gara? Certo, loro avranno 4 pezzi a disposizione per un totale di 40 minuti in tutto tra quello che è l'esibizione vera e propria e il montaggio e lo smontaggio del palco. Quindi grosso modo una mezz'oretta di pura musica, di pura musica e soprattutto mi sembra di capire qui dalla loro scheda di puro rock. Esattamente. Siamo pronti, Molotov? No, un attimo. Poi dopo avremo modo di andare a conoscere. Dovete suonare adesso. Si sono fatti mettere per primi perché così dopo cenano con più tranquillità. Cenano, esatto, si godono lo spettacolo della serata. Si godono lo spettacolo degli altri gruppi con la tranquillità dell'aver già suonato e quindi tutto passa molto meglio. Allora tutto è pronto. Signore e signori, i Molotov! Questo era il nostro intro.